Torna l'appuntamento con la nostra spesa. Una spesa di qualità rigorosamente nei nostri Conad. Persone oltre le cose. Amici, oggi voglio acquistare delle patate. Tra le tante proposte di questo reparto, sono veramente tantissime, io scelgo le patate dell'altopiano del Fucino. Diamo valore al nostro Abruzzo. Prodotto un po' insolito dal tocco esotico del couscous e ovviamente come sempre scegliamo il marchio Conad, miglior rapporto prezzo qualità. Patate e couscous. Anche oggi abbiamo fatto la nostra spesa. Corriamo in cucina. Appassionati di cucina, ben ritrovati! Anche oggi torniamo presso il ristorante Caldora Punta Vallebò, in uno dei luoghi più belli d'Abruzzo. Tra l'altro oggi c'è anche un mare in tempesta. Bellissimo. Veramente bellissimo, meraviglioso, in compagnia di Marco. Ciao, il mare è bello sempre, è bello sempre. Quando è bello così, vero. È bello d'estate, è bello quando è sempre bello. Sempre, perché in ogni momento ha il suo fascino particolare. Detto questo, chef, io oggi ti ho comprato delle semplicissime patate. Sì. Io, come dicevo, ho ancora il tonno perché ieri era un bel pezzo di tonno e oggi faremo una scaloppina di tonno. Ok. Lo faremo al Monte Pulciano. Al Monte Pulciano? Sì. Bene. E lo accompagniamo con un purè di patate, solo olio e sale, senza cucinare niente. Vabbè, benissimo. Possiamo procedere. Sono tutti piatti veloci che riusciamo a fare tranquillamente a casa. Allora, niente, sempre in una padella mettiamo giusto una nocetta di burro, okay, e un filo d'olio. Questo perché mettiamo insieme olio e burro? Perché altrimenti il burro brucia e l'olio, okay, evita che si bruci. Ecco il segreto di oggi. E viceversa, se mettiamo solo l'olio potrebbe bruciare e il burro evita. Quindi diciamo che l'unione fa la forza. L'unione fa la forza. Sì, sì. Eccoci qua. E facciamo questa base. Perfetto. Qui abbiamo il tonno. Tagliamo delle fettine per fare le nostre scaloppine, circa di 1,5 cm. Ecco, mentre tu, chef, fai questa operazione, io voglio anticipare ai nostri telespettatori la bella iniziativa che stiamo portando avanti. Noi vogliamo rendervi protagonisti e vogliamo che venite qui in puntata a cucinare insieme ai nostri chef. In che modo? Ve lo spiego subito. Fate una foto ai vostri piatti più belli e pubblicatela sulla nostra pagina Facebook Chef in Cucina. A estrazione 7 fortunati vinceranno e quindi avranno la possibilità di venire qui in puntata insieme a noi e di cucinare insieme ai nostri chef e quindi, insomma, di imparare i loro segreti. Questa cosa molto bella. Chef, che ne pensi? È una cosa molto bella, sì sì. Sì, è un modo anche per ringraziare i nostri telespettatori, perché sono così affettuosi. Una cosa molto bella, perché no? Perché no? Siamo contenti di fare questa cosa con voi. Eh sì, anche l'anno scorso abbiamo avuto una signora, tra l'altro vorrei salutare in questo momento, che ha cucinato insieme allo chef Marcello Ferrarini. Grande gluten free. Grande gluten free, sì sì. Quindi quest'anno ovviamente i fortunati saranno in 7, i fortunati o le fortunate, e avranno la possibilità di realizzare delle ricette insieme ai nostri chef. Nel frattempo, chef, sì, quindi stiamo facendo... Abbiamo tagliato le nostre scaloppine di tonno. Spessore, dicevo, circa 1 cm, okay. Se eventualmente esce un po' più largo, basta con un batticarne dargli, okay, una schiacciatina. Le passiamo in farina, semplice farina bianca, nulla di complicato. Okay.
Ecco qua. Questo è fatto. Bene. Allora, padella calda, abbiamo olio e burro che si sono amalgamati insieme. Padella è calda e mettiamo le nostre scaloppine. Le nostre scaloppine. Noi nel frattempo giustamente le patate già le abbiamo già le abbiamo svolentate, lessate, sì, perché altrimenti. Ecco qua. A fuoco vivo le facciamo dorare da un lato e poi dall'altro. Pizzico di sale. Poi abbiamo questo bel montepulciano. Ah, quindi poi sfumiamo con il montepulciano. Sì. Un montepulciano, la cantina Galasso, un montepulciano bello, corno grande, bello sostanzioso, di sostanza. E andiamo a far ritirare. Ok, che belle, chef. Queste sono quasi cotte praticamente. Sì, sono quasi cotte. Oggi possiamo brindare anche con un montepulciano? Come possiamo no? Abbinarlo? Sì, l'ho fatto apposta. Meraviglioso. Perfetto. Quindi intanto io allora, mentre tu procedi con l'impiatto, preparo i nostri calici. Sì. Con questo prodotto delle cantine Galasso, Montepulciano d'Abruzzo, corno grande. Oggi proprio. Chef, le nostre scaloppine sono praticamente pronte. Quindi possiamo procedere all'impiatto. Andiamo con l'impiatto, sì. Abbiamo delle patate, come abbiamo detto, già lessate e salate. Sì. Io uso uno schiacciapatate, altrimenti anche un passino, anche farlo con la forchetta, come si preferisce fare, si fa. Ecco qua, così, lo realizziamo già. Che bello! Nel piatto. Ecco qua. C'è una spaghettata di patate. Una spaghettata di patate, infatti stavo pensando lo stesso, chef. La scaloppina ce l'abbiamo. Okay. Mettiamo un po' d'acqua per allungare un po' la salsina. Sì. Ecco qua. E sono pronte. Sì. Scaloppina al Montepulciano. E poi dobbiamo recuperare tutta la salsina. Sì, qui abbiamo tutta la salsina al Montepulciano. Ce l'abbiamo qua. Wow, chef. Questo è veramente un piatto originale, chef. Sempre un filo d'olio a crudo sulle patate. Già sono salate le patate. Sì. Ah, anche un po' di prezzemolo che dà colore. Diamo un po' di colore al piatto. Che bello, chef. Ci fermiamo così. Wow. Il piatto è pronto. Chef. Ecco. Grandissimo il nostro chef, ogni giorno veramente ci stupisce con le sue creazioni. Questo è un piatto molto bello e secondo me ha un gusto anche molto particolare. Molto tenero, sì. Tra poco lo assaggio, poi ve lo dico domani. Ok. Montepulciano ci sta benissimo. Sì, infatti. Salutiamo i nostri telespettatori con il nostro brindisi, ovviamente ricordiamo loro di continuare a seguirci e di mandarci le loro fotografie dei loro piatti sulla nostra pagina Facebook. Tutti i giorni Chef in Cucina su Rete 8.